Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sono il professor Marco De Piccoli. Con questo nuovo video vado a risolvere due problemi di fisica relativi alle onde come perturbazione. Parlo quindi di frequenza, di periodo e vado ad analizzare anche un caso un attimo particolare relativo a un'applicazione circa la misurazione tramite le onde ultrasuono della distanza tra due edifici. Come sempre, comunque ricordatevi di iscrivervi al mio canale così da poter rimanere aggiornati, lasciate un mi piace e qualcosa nei commenti se vi fa piacere. Il primo problema dice: una scienziata usa una cinepresa con una grande capacità di ingrandimento per riprendere un cavo d'acciaio mentre viene sollecitato producendo un'onda periodica trasversale. Il numero di fotogrammi che riesce a girare è pari a 15 ogni secondo. Quando poi va a vedere il film, vede che il cavo è deformato dalle creste dell'onda, che tuttavia appaiono perfettamente immobili, quindi un'istantanea dell'onda. Quale poteva essere la frequenza dell'onda che ha usato? Allora, da un lato ho pensato di risolvere questo problema chiedendomi le tempistiche con le quali avvengono e vengono scattati i fotogrammi, quindi il periodo relativo al sistema, quindi alla cinepresa stessa che va a effettuare le riprese. Ora, ragionando in termini di periodo, qui vedete una sorta di schema in cui abbiamo la fotocamera e il filo teso. Dunque, vengono scattati 15 fotogrammi per ogni secondo, quindi ogni secondo 15 fotogrammi. Questo è il tempo necessario appunto che intercorre tra un fotogramma e l'altro, che avvengono in modo periodico, quindi con una certa periodicità vengono scattati i fotogrammi. Di conseguenza abbiamo una frequenza con la quale appunto avvengono questi fotogrammi. La frequenza in questo caso, il reciproco del periodo, è di 15 Hz, quindi 15 fotogrammi al secondo. Cerchiamo di analizzare un attimo la situazione. Allora, ho provato a pensare se ad esempio abbiamo intercorre un tempo pari a un periodo, esattamente a un periodo dell'onda che si perturba sulla corda, quindi che si propaga sulla corda come perturbazione. Se il periodo della cinepresa è pari allo stesso periodo dell'onda, noi effettuiamo un'istantanea e a distanza appunto di un tempo pari al periodo, sia per l'onda che per la cinepresa, andiamo a immortalare, passatemi il termine, la stessa perturbazione nel medesimo punto. Così avverrebbe se il periodo della fotocamera è due volte il periodo dell'onda che si propaga sulla corda, sul cavo teso. Due volte, quindi esattamente pari a due volte, o anche tre volte, perché no? L'istantanea ci darebbe la stessa identica situazione. Cosa succede invece, ad esempio, se il periodo con la quale vengono scattati questi fotogrammi è ad esempio metà del periodo dell'onda o è un terzo, una frazione del periodo dell'onda? Un medesimo punto, quindi considerando un medesimo punto sul cavo e la perturbazione in quel medesimo punto, non si andrebbe a rappresentare allo stesso modo, non si raffigurerebbe allo stesso modo. Quindi l'onda avrebbe un profilo differente. Può essere ad esempio che dove vi è una cresta, in realtà va a comparire un ventre. Anche se la specifica che le creste rimangono immobili, mi hanno portato invece a pensare che la perturbazione sia da pensare, ad esempio, in una prima istantanea come presente su un punto in una cresta. E quando invece il periodo è pari alla metà di quello dell'onda, la perturbazione si concentri su un ventre. No, qui ci dice che le creste appaiono immobili, quindi la situazione deve essere che il periodo con la quale avvengono i fotogrammi, quindi il periodo della cinepresa, è due volte, tre volte, in generale un multiplo intero del periodo dell'onda stessa. Ed è quello che sono andato a dedurre qui, ho scritto. Vedete quindi che il periodo dei fotogrammi è pari a un multiplo intero del periodo dell'onda. E in termini di frequenza sarà analoga la questione, perché
se la frequenza dell'onda è il reciproco del periodo dell'onda stessa, il periodo dell'onda, dalla relazione precedente, lo possiamo esprimere come periodo della fotocamera, della cinepresa, fratto K, fratto questo coefficiente intero. Andando a riscrivere questo quoziente, otteniamo K fratto il periodo. Il periodo è il reciproco della frequenza, quindi otteniamo K per la frequenza della fotocamera. Da qui possiamo dedurre che la frequenza dell'onda è proprio un multiplo intero della frequenza della fotocamera. La frequenza era 15 Hz e quindi il periodo dell'onda è un multiplo intero di 15 Hz. Un problema di per sé semplice ma abbastanza tecnico, soprattutto nella sua analisi. Il secondo problema invece che vi propongo, come già anticipato, riguarda un dispositivo per rilevare la distanza dalla facciata di un edificio, dove per questa pratica appunto può essere utilizzato un dispositivo ad ultrasuoni. Ci viene detto che gli ingegneri civili utilizzano un misuratore di distanze. Stiamo attenti alle informazioni del problema. Quando questo strumento è tarato correttamente, il dispositivo determina la distanza, utilizza la velocità del suono appropriata, via una legge che poi riprenderemo, per l'effettiva temperatura ambiente dell'aria, quindi tenendo conto della temperatura ambientale. Supponiamo però che il misuratore venga calibrato, tarato, in modo da dare il valore corretto per la distanza quando viene usato alla temperatura di 291 Kelvin. Se invece viene utilizzato a una temperatura differente, 300 Kelvin, il dispositivo fornisce un valore errato perché non è correttamente tarato, impostato. Trattiamo l'aria come un gas ideale biatomico. Quale percentuale di errore si ha in questa misura? E quel valore è minore o maggiore del valore corretto? Quindi si ottiene una distanza inferiore o superiore? Proviamo a rispondere a questa domanda. Intanto abbiamo, supponendo che nel punto A si trovi il dispositivo emette un'onda sonora come ultrasuono verso nella direzione di un altro punto B, può essere l'edificio, il palazzo, dal quale bisogna determinare la distanza. Sfruttando l'effetto dell'eco, l'onda sonora si riflette sulla facciata dell'edificio e torna nel punto A. Il punto A poi ha anche un dispositivo ricevente che quindi è in grado di leggere l'onda, quindi di captare l'onda. La distanza, quindi stiamo attenti, l'onda di per sé va a percorrere due volte la distanza che vi è tra il dispositivo e il palazzo, una volta all'andato, all'andata e una volta al ritorno. Ho indicato con TC la temperatura espressa in Kelvin alla quale il dispositivo va a effettuare la rilevazione corretta, quello in cui è stato tarato, mentre con T con E la temperatura di 300 Kelvin, quella alla quale il dispositivo va a darci una misurazione errata. Ricordiamo che la velocità può essere espressa come la radice quadrata di gamma K T su M. O gamma ricordiamo che è il rapporto tra il calore specifico a pressione costante e il calore specifico molare a volume costante. K è la costante di Boltzmann, T è la temperatura espressa in Kelvin e M è la massa. Come massa possiamo prendere la massa di una singola molecola d'aria, supponendo che tutte le molecole si muovano con la medesima velocità. Proviamo a ragionare allora in termini di errore, poi vediamo anche come esprimere la velocità in una forma più generale. Ragionando sull'errore percentuale, questo può essere pari, va valutato sulla distanza corretta, alla differenza tra la misura corretta, la misura errata, quindi la distanza errata, rispetto alla misura corretta, il tutto moltiplicato per 100. Per quanto riguarda la velocità, supponendo che l'onda si muova di moto rettilineo uniforme, questa è pari allo spazio percorso fratto il tempo impiegato a coprire quella distanza, quello spazio percorso. Ho indicato allora lo spazio percorso come due volte la distanza, e il tempo è pari a T, indicato genericamente con T come intervallo di tempo. Da qui vado a esprimere la distanza, quindi ho ricavato il valore della distanza, che è pari alla velocità per il tempo, quindi per l'intervallo di tempo,
tutto fratto 2, quindi un mezzo velocità per il tempo. Ragioniamo sulla misurazione corretta. La distanza corretta quindi è pari a un mezzo. Per il valore di velocità utilizzo la relazione sopra. Ho indicato la temperatura TC, quindi quella alla quale è stato calibrato lo strumento, e il tempo che impiega a coprire quella distanza quando appunto vi è quella temperatura ideale di funzionamento. Qual è la distanza che rileva il dispositivo causa la calibratura? La distanza dipende da un tempo che ho indicato con T con E. È il tempo che in realtà impiega l'onda, quindi il segnale, l'onda sonora, a coprire la distanza, quando la temperatura invece è di 300 Kelvin. L'espressione della velocità è la stessa sopra, perché il dispositivo è calibrato su quella temperatura. Se tutto però fosse ben impostato e quindi se il dispositivo venisse ricalibrato, cosa succederebbe? Che la distanza corretta risulterebbe anche alla temperatura di 300 Kelvin T con E, a patto di esprimere la velocità in funzione di quei 300 Kelvin, di quel T con E, cosa che in realtà non avviene. Ora ragioniamo in termini, torniamo al nostro errore percentuale. Vi dicevo, è pari alla differenza tra le due distanze sulla distanza corretta. Ho lavorato su questo quoziente applicando la proprietà distributiva e ottengo che l'errore percentuale, qui ho messo il modulo per avere valori positivi o al limite nulli, è pari a 1 fratto il rapporto tra la distanza errata e la distanza corretta, il tutto per 100. Concentriamoci sul rapporto tra le due distanze. Sono andato a recuperare i due valori di distanza da sopra, le due relazioni che ho evidenziato. Quello che possiamo notare, eccole qua, abbiamo la distanza errata, causa la scorretta calibratura, e la temperatura a quale viene effettuata la misurazione, appunto data errata. E la distanza corretta? La distanza corretta, che è quella con lo strumento calibrato, quindi la temperatura, quella corretta per esprimere la velocità, è 300 Kelvin e il tempo che impiega appunto il segnale. Senza andare a effettuare troppe sostituzioni, si può semplificare questo quoziente e ridurre tutto al quoziente tra la temperatura indicata con C e la temperatura indicata con E. Controllate, mi raccomando, la semplificazione. Visto che entrambi i valori sono positivi, questo rapporto tra le distanze è pari alla radice del rapporto tra le temperature. Tenendo conto di queste, abbiamo in effetti i valori di temperatura, possiamo riscrivere l'errore percentuale. Eccolo qua, 1 meno la radice di quel rapporto. A questo punto andiamo a sostituire i due valori che ci sono dati nel problema, 291 e 300 Kelvin. Otteniamo un valore di 1,5%, quindi un errore percentuale di 1,5%. La distanza errata è maggiore o minore di quella corretta? Ora, dobbiamo ragionare in termini di errore percentuale, senza andare a considerare il modulo. Allora, l'errore percentuale è espresso al di là del fattore 100 per darmi il valore percentuale, come 1 meno la radice. Vi faccio vedere i passaggi un po' più precisamente. Sono andato a scrivere l'errore percentuale come distanza corretta meno la distanza errata. Questo quoziente entro modulo è pari, state attenti perché ho cambiato i segni, alla radice del rapporto tra le temperature il tutto meno 1. Questo perché nella prima scrittura avevo espresso, ci torno rapidamente, eccolo qua, l'errore valutando l'errore a numeratore, mettendo prima la distanza corretta e poi l'errata. Qui vado a valutare errata meno corretta. Allora, tornando su questa differenza, eccola qui, errata meno corretta è pari alla radice del rapporto tra le temperature meno 1. Questo rapporto tra le temperature è pari a un numero più piccolo di 1. Diminuito di 1 ci dà una quantità negativa, un numero di segno negativo. Significa che
il numeratore di questa frazione a segno negativo. Se a segno negativo, la distanza errata deve essere minore della distanza corretta, quindi il numeratore appunto negativo, come dicevo. La distanza errata quindi è inferiore dell'1,5%, quindi l'errore è pari all'1,5% rispetto alla distanza corretta. Con questa considerazione direi che posso andare a concludere questo video. Mi raccomando, controllate queste considerazioni circa l'errore percentuale e state attenti all'utilizzo di modulo, del modulo, del valore assoluto. Detto questo, come ho già anticipato, posso concludere questo video. Vi ringrazio per l'attenzione, vi rivolgo un saluto e vi do appuntamento al prossimo video.